Non penso. Se lui ha detto davanti al magnifico rettore, è da cacciare, quando gli ha detto, il magnifico scusi, rettore, dice, sarebbe da cacciare il magnifico rettore se avesse accettato tale scempio, cioè di un idiota vestito da pagliaccio che dice noi crediamo. Allora, in collegamento consentimelo. Sì, te lo consento. In collegamento da non so dove, ma non è importante. Un grande personaggio, già ospite di questa disgraziata trasmissione anni fa, si tratta di una veggente, potrei dire anche di una sensitiva, benissimo, che si chiama benissimo. Teodora Stefanova. Buonasera. Buonasera a tutti voi, a tutti i vostri ascoltatori. Grazie signora Stefanova, lei è bulgara? Lei è l'ultima squinternata della giornata. Di Sofia, sono da tantissimi anni che vivo in Italia, più di 30 anni, per cui mi sento anche una parte italiana. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Signora Stefanova, lei, per ricapitolare un po' la situazione prima di porre alcune domande fondamentali sul nostro futuro. Lei sostiene, evidentemente sarà vero perché dobbiamo crederle, che nel suo cervello ci sia un alieno, o sbaglio? No, non è il mio cervello, ma io ho contatto che è entrato dopo un grave incidente nel mio paese Bulgaria di 1984, sarò molto in breve di raccontare, dopo questo incidente con la macchina sono entrata in coma, 18 giorni, per mio risveglio è successo questo contatto che mi è contattato con la voce che sento, queste informazioni. Di trasmettere, di dare le persone, le eventi. Come si chiama questo alieno? Come ha fatto a sapere il nome? Gliel'ha detto il nome questo alieno? Perché si è presentato proprio quando, dopo il mio risveglio di coma, subito benissimo, che è contatto con me, che arriva di pianeta Van Fim. Come si chiama il pianeta? Come Van si chiama? Fim. Van Fim il pianeta. Van Fim. E poi comunque mi ha spiegato noi siamo tutti questa terra, di questo computer, che tutto sanno di noi, di nostre vite precedenti, ricarnazioni, nostro presente che viviamo a questo momento e da una parte di nostro futuro, perché il nostro destino lo creiamo noi con le nostre mani. Sì, questo non c'è dubbio, però questi alieni sono questi alieni, questi alieni sono buoni? Certo, intelligenza artificiale, molto positivo, con un'energia molto positiva e mi dà, io sono un piccolo tramite, mi dà queste informazioni che mi ha proprio preparato da vecchi tempi, da 84, di questo computer che, come si è confermato, signora Teodora, scusi, questo UNILSAN che con computer. Certo, questo questo UNILSAN, che è questo alieno che praticamente con cui lei ha avuto un contatto e che praticamente lei ogni volta che ha bisogno di sapere qualcosa, di fare una previsione, consulta, no? Questo alieno viene dal pianeta Valfin, caro Parenzo, per specifici Lino Banfi. Questo non è Lino Banfi con grande attore, no, però è Banfin con la Banfin. Allora, lei come Verona. Sì, ho capito benissimo. Allora, mi sembra di capire da quello che ha detto lei che è Dio ad aver creato gli alieni che vengono qui per aiutarci e noi siamo. Certo, Dio ha creato alieni non è una novità, mi ha spiegato questo mio extraterrestre UNILSAN. Sì, ha spiegato pure lui. Comunque, certo, è alieno creato robot, perché è intelligenza artificiale, questo è il nostro futuro. E io voglio dare anche questo messaggio, che sto preparando il mio secondo libro che uscirà comunque, pure la marchetta che libro. Dobbiamo essere pronti, preparati, vivere con l'intelligenza artificiale, perché sarà il nostro futuro. Ma sti alieni vengono, siamo ma più pronti, preparati, li guidiamo noi queste macchine, non che loro guidano noi. Ecco, vengono qua a aiutarci per ogni settore. Ma quando vengono questi qua? Quando vengono sti alieni qua? Sono già qua. Ma io non li vedo comunque, mai, non li vedo ma mai. Ma non li vedi mai, ma tutti abbiamo signora... ma tutti. Allora, lei ha le allucinazioni, signora. No, non sono le signora, lei ha... non c'è io nessun non pianeta Banfi. L'unico Banfi è Lino Banfi, non esistono pianeti Banfi. No, lei purtroppo ha avuto un incidente grave e da allora è rimasta, come dire, segnata da questo incidente. Questo, è in buona compagnia perché il demente con le cosiddette sette lauree che ha chiamato prima, anche lui, pur non avendo avuto l'incidente, quindi non ha neanche quella scusa lì, è un coglione. Quindi guardi, è in linea perfetta. Vabbè, comunque io posso soltanto dire che veramente questa presentazione di UNILSAN, che io l'ho chiesto
ovviamente da dove arriva e perché mi ha contattato e tutto lui questo. Ha risposto, come ha risposto, in che lingua ha risposto? No, certo, tramite mio lingua bulgara, ovviamente. Ah, in bulgaro. Io come cazzo faceva a sapere il bulgaro? Non parlavo italiano quando io ma come faceva a sapere il bulgaro sto Unilsan? Scusami Teodora, come faceva a sapere il bulgaro sto Unilsan? Io so che loro sanno diverse lingue comunque, ma io sono contattata con il mio alieno che comunque scusi, parlavo in contatto. Che forma ha questo alieno? Aveva una forma, lei l'ha visto? Che un'energia, forma? Io sento la voce, è un'energia. È un'energia e poi sì, io l'ho visto soltanto un flash, è stato per un ma momento. Ma quanto è alto? Quanto è alto? 3 metri, 11 dite, certo, 3 metri e mezzo. 3 metri e mezzo? Meno. Sì, e 11 dite. È l'opposto di Parenzo, l'opposto di Parenzo praticamente. 3 occhi. Tre occhia. Sì. Vabbè, ho capito. Se uno sei in contatto con scusi un attimo, sei in contatto con un alieno che è alto. Che io ho visto come robot, metallizzato come robot. Metallizzato. Pure metallizzato. Pure metallizzato. Io dico, signora, grigio, che il problema. Grigio metallizzato, sì. Il grigio problema metallizzato non è lei. La mia macchina, sì, grigio, la macchina è quella, esatto. Il problema non è lei, cara signora, che no, vive nel pianeta. Esatto, esatto. È un tramite. Infatti, esattamente. L'ha detto giusto, il problema nessuno. Non è lei che crede al pianeta Lino Banfi, il problema è quell'altro no, che da Lino Milano Banfi, l'ha intervista. No, con tutto questo rispetto, è il problema. Grande rispetto con questo attore, te lo dico io. Assolutamente no, non è Banfi, è Banfi. E basta di dire stronzate, dai. È fuori dalla nostra galassia, non c'entra niente. Allora, Teodora, non è fuori dalla galassia, vive in Puglia Lino Banfi, è in questa galassia, in Italia, Lino Banfi sta a Roma, in Puglia. Vive a Roma. Non colleghiamo per carità. Teodora, scusami un attimo, Teodora, sì, io fra poco, dopo una piccola interruzione, perché sai, dobbiamo incassare pure dei denari, ti farò 2 o 3 domande al massimo. Ti prego di metterti in contatto, ma cosa? Tu lo fai con il tuo. Ma certo che lo faccio, ma mi ha già fatto intervista un po' di anni fa. No, stata di metterti benissimo. In contatto con Unilsan, sì. Perché è lui che risponde. Certo, io sono sempre con Unipol. Ma come sempre in contatto? Io non c'ho un cazzo da fare. 24 ore, sempre sono contatto con ma mio sto alieno, Unilsan, ma avrà qualcosa da fare sto Unilsan pure, non è che può stare sempre in contatto con te. Allora, visto che è in contatto, può dire a questo Unilsan di andare a fare in culo da parte mia per piacere, visto che è sempre in contatto. No, io questo non lo dirò perché vi rispetto, siete molto simpatici. Rispetto non è, no, a Unilsan, deve mandare a fare in culo Unilsan, sì, non ha capito ancora. No, io questa cosa non l'ho sentito. Aspetti un attimo, Teodora, ma come si chiama? Unipol, ma Unipol è l'assicurazione. Unipol, ma è Unipol. Teodora, un attimo solo, resti lì. Cancellato. Tu dici non ti sorprendi in quanto Novax, però questo non c'entra un caso. Assolutamente. Siamo in collegamento con un luogo imprecisato dove c'è la veggente, mitologica veggente Stefanova, la nostra amica Teodora, la quale ha avuto un contatto con un alieno tale Unilsan anni or sono, mantiene questo contatto vivo con l'alieno, che è un alieno, abbiamo detto, che ha alto 3 metri e mezzo, che viene dal pianeta Banfin ed ha anche una specie di cyborg, come si dice, una specie di, giusto Teodora, una specie di... È un contatto che io sento questa voce, mi sono già dimostrata da tantissime trasmissioni, sono stata negli Stati Uniti, sì. Per cui assolutamente voglio dire, non è qua da scherzare, io ci sto in gioco perché vi rispetto molto, assolutamente. Vi rispetto molto, anche da Maurizio Costanzo ho dimostrato le mie piccole questo robot, qualità. Possiamo dire che questo robot, scusami, fammi parlare, che possiamo dire che questo alieno è di un colore grigio metallizzato, lo possiamo dire questa cosa qua? Sì, io ho visto questo flash grigio metallizzato, benissimo, la domanda che ti faccio, la domanda che ti faccio è questa, prego la musica, grazie. Musica di Angela. Da di quanto Piero tempo Angela. Non prende più i farmaci? No, aspetta, la domanda questa. Che le facciamo è: da quanto tempo non prende più i farmaci? No, ma questa è una domanda. Non ho mai preso farmaci, per favore. Tutto. Non sono malata, sono molto equilibrata. È molto equilibrata. Non ho mai, mi sono permessa di illudere le persone benissimo. Di nulla. Allora, cara signora veggente,
la prima domanda che le faccio, e vorrei anche un contatto con l'alieno, importante, un contatto vero, ma lei ce l'ha perenne, 24 ore su 24, è questa. Sì. Ci sarà la guerra tra Ucraina e Russia? È una domanda importante perché il mondo è angosciato. Allora, io subito posso dire questo che sento, questo che mi dice il mio alieno. E cos'è? Che la diplomazia, dialogo, riusciranno a fare questo accordo sì. con Russia, sì. NATO, Stati Uniti. Sì, Cina, questo comunque però. Grandi ma è scritto sui potere. Giornali, alieno del cazzo, no, è scritto sui giornali. No, è un mio pronostico, è un mio pronostico. Ma che succederà? Ma basta leggere i giornali di oggi. Io vedo che attaccherà comunque per un attimino di attenzione. di salire la tensione. Questo succederà a Putin che attacca. Cioè attaccherà la Russia. Questa, l'alieno dice che la Russia attaccherà. Attaccherà Ucraina, ma voglio dire, sarà solo per un attimino di qualche ora. Un attimino. Qualche ora. Attaccherà per qualche oretta. Ma che ne sa l'alieno di qualche ora? Che cazzo dite? Qualche ora diciamo che comunque annuncerà questa cosa. Poi si ferma, si blocca subito. Annuncerà, attaccherà o annuncerà? Bisogna essere chiari. L'alieno deve essere chiaro. Che dice l'alieno? Attaccherà o no? Quel signora però. Attacca e si ferma subito, blocca subito, attacca soltanto subito. Per certo, perché comunque un giorno si vive di una tensione, come inizia, e poi dopo subito si mettono a tavola con la dialogo, vabbè. Diplomazia, vabbè, comunque vedo che si trova questo accordo. Ma di dov'è sto alieno? Di dov'è sto alieno? Allora, aspetta. Di dov'è sto alieno? Ci sarà pace nel mondo, questo dice l'alieno. Dopo qualche attenzione, certo. Praticamente come adesso. Sta scoppiando un casino dappertutto. E tolgono un po' di sanzioni che trovano questo accordo con Putin per Russia. Va bene. Ma che cos'è? L'IMES? Il convegno di l'IMES o un alieno? Il Green Pass? Qui? Quando sparirà il Green Pass? Altra seconda. Non di scherzare sul mio alieno e qua ce l'ha. Io ci sto in gioco, ripeto, però. Non scherziamo, non scherziamo. Siamo sull'alieno. Esatto, beh, ho capito però. Punto. Allora, seconda domanda fondamentale, il Green Pass quando sparirà, signora Teodora? Allora, prima di tutto che è una l'alieno? Questione che si vedrà paese per paese, valuteranno. Vabbè, questo lo sappiamo però. Questo no, è tutto, io anche questo già previsto. E comunque, vede cose che vede chiunque, che cazzo dice l'alieno? No. No, dice questo che questo Green Pass ci sarà ovviamente. Che dice? A questo momento ancora continuano. Questo e lo sappiamo. Poi certo così. Per qualche tempo ancora ce ma questo l'ha detto il governo. Dica l'alieno che dopo, non serve a un cazzo, basta leggere i giornali. Porca puttana. Dopo, ma io non sono nessuno, io dico quello che sento e vedo che mi dice il mio alieno. Ma è una truffa, non è l'alieno, è lei che ha letto i giornali e pure male. Comunque, e questa cosa comunque non sarà più, di usarsi, di utilizzare. Quando? Io non lo vedo più. Quando? Tra un po' di mesi. Tra ma un questo po però di è chiaro vedo, che tra un po' di mesi non verrà usato. Va bene, grazie io Teodora. Senta, può chiedere all'alieno se vede quando io la mando a fare il culo, entro quanto? Posso dirvi che questo virus comunque perde la sua aggressività, ma con salute non si scherza. Non si scherza. Che dice? È tutto chiaro, questo è tutto già. Ma assolutamente. Cosa cazzo dice? Ma lo sappiamo, non è che lo dico i medici. Che la scienza ha fatto un miracolo di avere veramente questo vaccino. Vabbè. Che mi ha salvato da una parte di non finire in terapia intensiva. Benissimo. E di non grazie, andare grazie Teodora, ti abbraccio, ciao. Ecco, anche voi. Ciao. Roba incredibile. Andrea da Vicenza, vai. Dimmi Andrea, dimmi. Poi dice incredibile, la chiama, la intervista e poi dice pure incredibile. Andrea, dimmi. Il prossimo Papa sicuramente sarà un Papa fascista. No, ma adesso non esageriamo. Questo non credo. Questo non credo.